Il Mediterraneo è evaporato. Il Mare Nostrum, come lo chiamavano gli antichi romani, perché con il loro vasto impero avevano raggiunto ogni angolo del mondo che si affacciava sulle sue sponde, d'un tratto era una landa desolata di sale e morte. Se è quello che vi state chiedendo, no, non sono diventato pazzo. In effetti il Mediterraneo è evaporato. Probabilmente non del tutto e sicuramente non oggi, ma circa 6 milioni di anni fa, durante quella che è stata una tragedia per la storia biologica del nostro mare, ma che comunque non gli ha impedito di essere oggi uno dei luoghi più biodiversi di tutto il pianeta. Come è stato possibile? Ne parliamo qui oggi su Caffè Bio. Il bacino del Mediterraneo è attualmente una delle aree a più elevata biodiversità della Terra. Nonostante infatti rappresenta solo lo 0,82% della superficie globale degli oceani, contiene e ospita qualcosa che va tra il 4 e il 18% di tutte le specie marine conosciute. Il Mediterraneo è così biodiverso che infatti è entrato nel 2000, a seguito di un importante articolo pubblicato su Nature, nella lista dei 25 Biodiversity Hotspot, e cioè punti caldi di biodiversità del pianeta. Si tratta di una lista delle 25 aree su cui, concentrando i nostri sforzi conservazionistici, secondo gli autori dello studio, potremo salvare il maggior numero di specie a rischio di estinzione con il minor sforzo possibile, ed il Mediterraneo si trova tra questi. Ma cosa intendiamo esattamente quando parliamo di biodiversità? In effetti una definizione universale di biodiversità, e cioè applicabile in ogni situazione, non esiste. Però ne esiste una ufficiale. È stata quella data nel 1992 a Rio de Janeiro, durante la Convenzione sulla diversità biologica, in cui i leader mondiali si sono riuniti per decidere una strategia che ci permetta di soddisfare la nostra necessità di crescita economica, ma al tempo stesso garantendo un mondo sano e vitale per le generazioni future. Sono passati circa 30 anni e stabilire se si siano riusciti o meno non è l'argomento e l'obiettivo principale di questo video. Però quel giorno ci venne data una definizione ufficiale di biodiversità che più o meno potremmo riassumere come tutta la diversità insita negli organismi viventi e degli ecosistemi di cui fanno parte, includendo ecosistemi terrestri, marini ed altri, e questo include diversità entro le specie, tra le specie e tra ecosistemi. Ora, come potete vedere, questa è una definizione piuttosto generica di biodiversità, che in effetti può significare tante cose. Per esempio, per biologi molecolari e genetisti, la biodiversità è il diverso corredo di sequenze di nucleotidi, che sono quei piccoli mattoncini che costituiscono il nostro DNA. Per i biologi sistematici, la diversità è la ricchezza di specie e i percorsi evolutivi con cui si sono generati. Gli ecologi, invece, guardano la biodiversità in un modo più funzionale e studiano i ruoli che determinati organismi svolgono nei loro ecosistemi, le nicchie ecologiche che questi occupano e, per esempio, le interazioni che gli organismi stabiliscono tra loro. E i biogeografi invece intendono la biodiversità come ricchezza di paesaggi, di habitat e di biocenosi, e cioè delle specifiche combinazioni di organismi che vivono in una determinata area geografica. In ogni caso, la definizione più comune, quella più usata di biodiversità, è la semplice ricchezza specifica, e cioè il numero di specie che vive in un determinato luogo. Se volessimo stimare la ricchezza specifica del Mar Mediterraneo, cosa che un recente studio ha tentato di fare, conteremmo circa 17.000 specie di organismi marini. L'ecosistema terrestre, invece, che si estende lungo i 46.000 km di coste del bacino, è ancora più vario e sorprendente. Conta circa 25.000 specie di piante, 1.200 specie di animali vertebrati e 150.000 specie di insetti, una cifra enorme. A questo punto la domanda sorge spontanea: perché nel Mediterraneo abbiamo così tanta biodiversità? È una domanda che i biologi si pongono da molto tempo e alcune risposte sono arrivate. Uno dei motivi del perché contiamo così tante specie in Mediterraneo potrebbe essere banalmente che è perché lo conosciamo molto bene. Infatti questo posto è stato la casa dell'uomo già da molto tempo e studiosi di popoli antichi avevano mostrato grande interesse per lo studio della sua natura. Per esempio Aristotele già parlava di mostri marini nel suo Historia Animalium, per passare poi per i naturalisti italiani e francesi del Rinascimento. E poi c'è stata l'epoca delle grandi spedizioni oceanografiche dell'Ottocento, fino ad arrivare a quello che a volte viene considerata la fondazione della biologia marina come disciplina, quando nel 1879 questo signore quassù, che si chiama Felix Anton Dorn, fonda la più antica stazione di studi marini della storia, la prestigiosa stazione zoologica di Napoli. Ora, quindi il motivo per cui noi vediamo così tante specie in Mediterraneo potrebbe essere appunto che è stato molto esplorato già abbondantemente nei tempi antichi e che quindi tutte le specie presenti sono state scrupolosamente studiate e catalogate. Oppure no?
Concentriamoci per un secondo su un tipo di specie particolare, le macrofite marine. È un gruppo di organismi eterogeneo che comprende alghe macroscopiche e piante che si sono adattate alla vita marina. Ora, se contassimo la ricchezza di queste specie per unità di superficie, vedremo che quella del Mediterraneo è una delle più alte al mondo. E questi organismi svolgono un ruolo molto particolare nell'ecosistema in cui vivono. Infatti formano delle vere e proprie praterie e foreste sommerse, laddove altrimenti troveremo una distesa di sabbia o la nuda roccia. E in questo modo incrementano notevolmente la complessità architettonica del paesaggio circostante. E per questo motivo vengono chiamati ecosystem engineers, e cioè ingegneri ecosistemici, e svolgono lo stesso ruolo che è svolto dalle varie specie di coralli, per esempio nelle barriere coralline, o di alberi nella foresta pluviale. Questi formano un'intricata rete di radici e rizoidi, che è il modo in cui chiamiamo le radici delle alghe, e per diverse specie questi complessi sono la propria casa, essenzialmente, e qui vivono per esempio molte specie di piccoli invertebrati, microalghe o microorganismi con cui formano delle vere e proprie relazioni simbiontiche, e piccole specie di pesci e le loro larve. Per questi ultimi, questi labirinti di radici formano delle vere e proprie aree di nursery in cui i piccoli crescono e si nutrono non disturbati dai predatori nelle primissime fasi della loro vita, e quindi sono una sorta di pool di biodiversità di specie ittiche. Ora, esistono diversi esempi di queste specie nel Mediterraneo, forse tra i più paradigmatici ci sono quelli delle queste grosse praterie che prendono diversi ettari di superficie marina, che sono formati dalla specie Posidonia oceanica, che è molto famosa, ma ce ne sono altre, per esempio Zostera marina, tutte queste sono piante marine. Ci sono però anche delle foreste che sono formate da specie di alghe, come quelle del genere Sargassum. Ora, queste macrofite e le loro specie associate aumentano in modo esponenziale la biodiversità del Mediterraneo, che quindi forse non è solo un artefatto del fatto che, per il cui è veramente molto esplorato. Poi, inoltre, c'è anche un'altra cosa, che forse l'assunto primario, secondo cui noi pensiamo che la biodiversità del Mediterraneo è ben conosciuta, in realtà forse è sbagliato. Se il Mediterraneo fosse così ben conosciuto, infatti, ci si aspetterebbe che non vengano più scoperte nuove specie, perché tutte quelle possibili le abbiamo già ampiamente descritte e catalogate. Però non è proprio così, perché se guardiamo, per esempio, ai tassi di scoperta di nuove specie mediterranee, specialmente per quei gruppi di organismi che sono molto piccoli e di difficile riconoscimento, criptici se vogliamo, in realtà negli ultimi anni è stato in continuo aumento e non sembra assolutamente intenzionato a fermarsi. Se poi andiamo ancora nel più piccolo, per esempio parlando di specie di batteri e di archea, che sono dei batteri molto antichi, vediamo che la nostra conoscenza è praticamente nulla, perché non disponiamo degli strumenti per poter coltivare in laboratorio questi organismi e quindi non sappiamo praticamente niente di loro. C'è però un ultimo fattore da tenere in considerazione. Il Mediterraneo non è considerato un hotspot di biodiversità solo perché conta un gran numero di specie, ma anche perché una grossa percentuale di queste sono endemiche, e cioè che vivono solo qua e in nessun altro luogo del pianeta. È stato stimato che circa il 30% di tutte le specie marine del Mediterraneo sono appunto uniche di questa regione, mentre se si considerano anche le piante e i grandi animali che vivono nelle coste del bacino, animali terrestri, piante terrestri, più della metà di tutte le specie sono uniche e specifiche della regione del Mediterraneo. A questo punto ci viene da chiederci per quale motivo in questo mare, in questo bacino, seppur essendo così piccolo, troviamo una biodiversità così grande? Per molti scienziati, per scoprirlo, dovremo guardare alla sua storia. Secondo il MIU, che significa Marine Ecoregions of the World, che è il più recente sistema di classificazione delle aree biogeografiche della Terra, il Mediterraneo risulta come una provincia del Nord Atlantico temperato, e la comunità biologica che qui vive è una macedonia di specie molto diverse che però ha affinità ed origine per lo più atlantica. Però una volta il Mediterraneo non era così, e non si chiamava neanche nello stesso modo. Per poter capire come il Mediterraneo e il suo mare antenato, se così vogliamo chiamarlo, si è originato e poi si è evoluto, dobbiamo fare un salto indietro di circa 200 milioni di anni. E per poterlo fare ci viene in aiuto un progetto molto interessante che si chiama PaleoMap del dottor Christopher Scotese. Ora, le animazioni che sto per mostrarvi sono state realizzate grazie a PaleoAtlas, che è una serie di 91 mappe paleogeografiche della Terra che possono essere aperte grazie al software Gplates come sequenza di immagini raster in ordine temporale. Sia questa serie di mappe che il software possono essere scaricate sul sito web EarthBytes, al link che vi metto in descrizione, oppure consultate singolarmente sulla pagina del progetto PaleoMap e del dottor Scotese.
Ora, una volta aperta la sequenza di mappe paleogeografiche, vi apparirà la Terra in 3D. Nella barra in alto, a sinistra, potete vedere che c'è una casella su cui è scritto Time e vi indicherà il tempo in milioni di anni fa scelto in questo momento. Ora c'è 0 e quindi questo significa che ci troviamo a vedere come appare la Terra oggi. La mappa è interattiva, può essere ruotata con l'indicatore, come volete. E qua su in cima, se ad esempio volessimo digitare 200 e premere invio, vedremmo come apparirà la Terra 200 milioni di anni fa, all'inizio quindi del Giurassico. Le terre emerse erano unite da un unico supercontinente che si chiamava Pangea e circondata dall'enorme oceano globale che invece si chiama Pantalassa. Ora potete anche mettere una mappa bidimensionale per riuscire a vedere tutto il pianeta, tutta la superficie in una sola volta. La Pangea, più o meno qua all'equatore, formava un golfo a forma di cuneo che si insinuava dentro il supercontinente da est. Questo era l'oceano Tetide, che è l'antenato paleogeografico del nostro Mar Mediterraneo. Ora, se facessimo partire un'animazione di circa 70 milioni di anni, passando quindi da 200 fino a 130 milioni di anni fa, possiamo vedere che a causa dei movimenti tettonici la Tetide divenne lentamente un lungo corridoio di mare che si infiltrava tra i nuovi continenti, formatesi dalla frammentazione della Pangea. E questo corridoio viene chiamato tuttora dai geologi Tethian Seaway, e significa appunto corridoio marino tetidiano, e connetteva il giovane oceano Atlantico, che si era appena formato in quest'area, con l'oceano Indo-Pacifico. A quel tempo la Tetide era un caldo e poco profondo mare tropicale. Mentre nella Terra erravano dinosauri piumati, uccelli e piccoli mammiferi, se ci immergessimo nelle acque di questo mare potremmo incontrare delle tartarughe giganti come quelle del genere Archelon, oppure squali preistorici come il famelico Cretoxirina mantelli, uno dei predatori incontrastati degli oceani del Cretaceo, assieme a rettili marini come plesiosauri e gli enormi mosasauri. Nelle acque costiere e basse, però, il tipo di comunità biologica che troveremo non sarebbe molto diversa da quella che troviamo oggi nel Mar dei Caraibi o in Indonesia, e cioè dominate da barriere coralline ed abitate da pesci, molluschi e crostacei coloratissimi e ricci di diadema con le lunghe spine acuminate. La Tetide al tempo era il centro di biodiversità marina del mondo, e tutte le aree in cui oggi troviamo gli hotspot di biodiversità, e cioè le barriere coralline, una volta facevano parte dell'oceano Tetide, che poi si frammentò. In questa mappa, la linea tratteggiata segna le aree costiere che prima erano parte del cosiddetto reame tetidiano, come il Golfo del Messico, ad esempio, o il Mar dei Caraibi, ma anche il Mar Rosso e l'area Indo-Pacifica, in cui oggi troviamo appunto le barriere coralline. Ma nel Mediterraneo però non ci sono barriere coralline oggi. Come mai? A causa di quello che successe a partire da circa 130 milioni di anni fa, quando la placca tettonica africana cominciò a ruotare sul proprio asse in senso antiorario ed andò a collidere con quella euroasiatica, intrappolando così la Tetide tra i due continenti e chiudendo la comunicazione con l'oceano Indo-Pacifico. L'istmo di Suez si era serrato e non si sarebbe riaperto per almeno 10 milioni di anni, quando nel 1869 un imprenditore francese che si chiamava Ferdinand de Lesseps aprì un canale nello stretto. L'obiettivo era quello di creare una rotta commerciale diretta verso le Indie orientali senza dover circumnavigare l'Africa, ma quello che il signor Lesseps non sapeva è che diede inizio ad una delle migrazioni più imponenti della storia, quella in cui oggi specie dell'Indo-Pacifico tropicali stanno attraversando a migliaia il canale di Suez per entrare nel Mediterraneo. Ora, per alcuni nostalgici, questo non rappresenta altro che un tentativo dei discendenti della fauna della Tetide di riappropriarsi delle antiche terre. Ma sta di fatto che per la comunità scientifica di biologi marini, questo evento rappresenta un fattore di rischio per la biodiversità del Mediterraneo, che oggi infatti sta subendo una vera e propria invasione aliena. Ma questa è la storia per un altro video. Ma torniamo ora alla storia del nostro mare. Quello che successe circa 5,9 milioni di anni fa durante il periodo messiniano fu qualcosa di terribile per la vita marina. Infatti, per un mix di forzanti climatologiche e tettoniche sulla quale ancora oggi gli esperti dibattono, anche la comunicazione con l'oceano Atlantico si chiuse e il Mediterraneo rimase isolato.
Ora, per capire quello che successe di lì a poco, dobbiamo comprendere una proprietà idrogeologica del Mar Mediterraneo, cioè che esso rappresenta un bacino evaporitico a bilancio idrico negativo, che non significa altro che l'insieme delle acque provenienti dalle piogge e dagli scarichi fluviali messe insieme annualmente sono inferiori all'evaporazione dell'acqua. Questa è una proprietà che il Mediterraneo ha ancora oggi, infatti esso non evapora completamente, solo grazie ad un continuo apporto di acque provenienti dall'Oceano Atlantico attraverso lo stretto di Gibilterra. La chiusura dello stretto portò nel giro di poche migliaia di anni alla quasi totale evaporazione del Mar Mediterraneo, lasciando mano a mano che l'acqua evaporava delle via via sempre più salate pozze d'acqua. Ora, i resti di questa evaporazione possiamo trovarli sotto forma di rocce evaporitiche, come quelle che oggi troviamo per esempio in Sicilia, in Emilia Romagna o nelle Marche. Degli strati di sale che possono arrivare ad essere spessi anche diverse decine di metri. Questo evento fu una disgrazia per la vita. Infatti si pensa che la maggior parte delle specie marine che non potevano fuggire altrove lentamente si estinsero. Quello che prima era un mare tropicale dominato da barriere coralline lentamente divenne un deserto e le aree costiere si trovarono improvvisamente ad essere aree continentali. Ad oggi non abbiamo certezze sull'effetto che il quasi totale disseccamento del Mediterraneo ebbe sul clima, però vari studi indicano che molto probabilmente, perlomeno nelle zone più profonde, poteva assomigliare ad un caldo e secco deserto di sale. La biodiversità marina però non fu completamente annichilita. Come sempre, la vita trova una strada per perpetuarsi e alcune specie riuscirono a sopravvivere in quelle aree in cui l'evaporazione non fu totale, come per esempio le aree vicino alle coste in corrispondenza delle foci dei fiumi, e alcuni campioni di sopravvivenza riuscirono perfino a resistere alle condizioni estreme dei bacini ipersalini. Ora, i discendenti di questi sopravvissuti vengono chiamati oggi dai biologi relitti tetidiani e alcuni esempi sono specie anche piuttosto importanti, come per esempio la nostra Posidonia oceanica, la pianta di cui parlavo all'inizio del video, ma anche il famoso Corallium rubrum, e cioè il corallo rosso del Mediterraneo. In ogni caso, la crisi di salinità non durò a lungo e terminò con un evento ancora più turbolento, quando qualcosa intorno ai 5,3 milioni di anni fa Gibilterra si riaprì. Questo evento è chiamato dai geologi alluvione zancleana e fa riferimento appunto allo zancleano, che è il periodo geologico che pone fine al messiniano e con esso alla crisi di salinità che prende il suo nome. Studi paleoidrogeologici condotti sul canale di Gibilterra indicano che questo fu un evento particolarmente rapido e distruttivo, una enorme cascata d'acqua di proporzioni bibliche che si riversa nel canale con una potenza tale da erodere la roccia e livellare il fondale del canale di Gibilterra. Si parla di 3,75 milioni di miliardi di metri cubi d'acqua che si riversano nel Mediterraneo a una velocità così alta da riuscire a riempire completamente il bacino in qualcosa che va da pochi mesi fino a un massimo di 2 anni, con una portata d'acqua che è 3 volte superiore a quella del Rio delle Amazzoni e che innalzò il livello del mare nel bacino di 10 metri al giorno. E con l'acqua tornò la vita, ma questa volta era una vita diversa. Infatti, durante tutto il messiniano, mentre nel Mediterraneo avveniva la crisi di salinità, nel resto del mondo era avvenuto un generale raffreddamento del clima globale, che si sarebbe poi protratto per tutto il periodo successivo. Il mondo del quaternario, quel periodo che va da 2,6 milioni di anni fa fino ad arrivare ad oggi, è un mondo freddo, glaciale. Questo periodo è stato infatti caratterizzato da una serie di cicli climatici della durata di circa 100.000 anni ciascuno, in cui si alternavano una fase glaciale ed una interglaciale. Durante la fase glaciale le calotte polari si espandevano, mentre durante i brevi periodi interglaciali queste si ritiravano. Quando il ghiaccio si formava, il livello del mare scendeva, mentre quando questo si scioglieva, il livello del mare si alzava, con variazioni che potevano raggiungere anche i 150 metri del livello del mare tra le due fasi. Con l'alternanza di queste fasi, non solo la temperatura, ma anche il sistema di correnti che si instaurava nello stretto di Gibilterra variavano fortemente e in questo modo influenzavano le ondate di migrazioni tra l'Atlantico e il Mediterraneo. Per esempio, durante i periodi più freddi, la temperatura dell'Atlantico scendeva fortemente e quelle specie adattate al freddo che prima vivevano nell'Atlantico boreale, nel nord Europa, potevano ora spingersi più a sud ed entrare dentro il Mediterraneo attraverso lo stretto di Gibilterra. Questo tipo di organismi particolari viene oggi chiamato biota celtico e alcuni esempi ne sono l'anemone Sargatia elegans o anche il corallo bianco Madrepora oculata, detto anche corallo a zig zag per la sua forma particolare, ma anche lo scampo. Durante questi periodi le specie invece più adattate alle acque più calde che vivevano nel Mediterraneo potevano però in questi momenti rifugiarsi nel Mar Levantino e nel Mediterraneo orientale, che erano e sono tipicamente anche tutt'oggi più caldi.
Durante le fasi calde interglaciali invece accadeva l'opposto. La temperatura dell'Oceano Atlantico aumentava e quelle specie che prima erano diffuse nelle coste occidentali dell'Africa e nell'Atlantico subtropicale ora potevano spingersi più a nord ed entrare dentro al Mediterraneo. Esempi di queste specie, che invece vengono chiamate biota senegalese, sono la gorgonia paramunicea clavata, ma anche i pesci talassoma pavo e Pinephelus aifensis. Ora, le specie adattate invece al freddo, che in questi periodi caldi rimanevano intrappolate dentro al Mediterraneo, potevano spostarsi nelle zone più a nord del bacino, come per esempio l'Adriatico o il Golfo del Leone, oppure spostare il loro areale più in profondità, laddove ci sono acque più fredde. In ogni caso, però, in questa alternanza di fasi calde e fasi fredde poteva succedere che le specie che erano entrate durante la fase precedente si trovassero in un ambiente a loro ostile, a cui non erano adattate, e inevitabilmente alcune di queste si estinsero. Altre però, sotto la spinta di questa pressione selettiva, cambiarono e si adattarono, generando così delle varianti mediterranee che non erano molto diverse nell'aspetto o neanche nella sequenza di DNA della loro controparte atlantica da cui si erano originate, ma da cui però le popolazioni erano rimaste separate per un periodo di tempo sufficientemente lungo da fare sì che si instaurassero dei meccanismi geografici o biologici per cui queste non si potessero più incrociare. E così la ruota dell'evoluzione aveva girato e nuove specie si erano formate. Esempi di queste specie particolari, che vengono dette specie vicarianti, sono Chromis chromis, la castagnola, che nel Mediterraneo sostituisce la specie sorella atlantica Chromis limbatus. Ora, come potete vedere, questi due pesci sono molto molto simili tra loro, perché l'evoluzione non ha agito per un tempo abbastanza lungo da renderle anatomicamente diverse, ma comunque sono due specie diverse e non si incrociano. A causa di questi fenomeni evolutivi, molti scienziati pensano che negli ultimi 2 milioni di anni il Mediterraneo abbia agito come una vera e propria trappola di biodiversità e l'hanno definito una fabbrica fatta per la produzione di endemismi. E questo infatti sarebbe il motivo per cui il Mediterraneo oggi è una vera e propria perla di biodiversità, nonostante solo 5 milioni di anni fa, che nella scala dei tempi geologici è un tempo piccolissimo, era ridotto ad un enorme deserto di sale. Poco più di 2 milioni di anni fa però successe anche qualcos'altro. Mentre il Mediterraneo stava cominciando a ripopolarsi con le prime specie provenienti dall'Africa occidentale, dall'altro lato del continente, da qualche parte della Rift Valley, camminava il primo esemplare del genere Homo. Al tempo però era ancora ben distante da rappresentare un pericolo per la biodiversità del Mediterraneo, per quello dovrà aspettare almeno fino alla metà del 1800 in modo tale da avere la tecnologia e la potenza industriale adeguate per stravolgere l'equilibrio e la vita del piccolo oceano in miniatura. Così è stato definito in effetti il Mediterraneo da un interessante studio pubblicato nel 2009 su Trends in Ecology and Evolution, in cui questo mare viene identificato come un modello che ci permetterebbe di studiare gli effetti che avrebbe il cambiamento climatico a livello dell'oceano globale. Infatti la sua grande biodiversità e l'alto numero di endemismi, insieme ad una serie di fattori di rischio come la sua struttura chiusa, l'elevata densità di popolazione, ma anche l'alta pressione di pesca e i numerosi scarichi fluviali, rendono oggi il Mar Mediterraneo uno dei mari più impattati dal disturbo antropico e dal cambiamento climatico. Sarebbe quindi un campanello d'allarme che ci permetterebbe di immaginare quello che succederebbe continuando in questo modo nel resto del pianeta. Una cosa che non ho detto infatti all'inizio del video, quando parlavo della biodiversità del Mediterraneo, è che per potersi guadagnare il titolo di hotspot di biodiversità, uno dei requisiti è quello di aver subito un'eccezionale perdita di habitat, che mette proprio a rischio questa biodiversità. E in questo senso forse il Mediterraneo è oggi il mare più a rischio di tutto il pianeta. Infatti, secondo l'IUCN, e cioè l'International Union for the Conservation of Nature, che ogni anno stila la famosa lista rossa delle specie a rischio, circa il 25% di tutte le specie del Mediterraneo sono considerate vulnerabili o a rischio di estinzione, e già 16 specie sono estinte. Inoltre questo è un anno molto importante per la biodiversità marina, infatti il 2020 è un anno di deadline. La più importante strategia europea per la gestione dell'ambiente marino, la Marine Strategy Framework Directive, pianificava di ottenere il cosiddetto GES, cioè Good Environmental Status, il buono status ambientale delle acque comunitarie, entro il 2020. Però non vi parlerò di questo in questo video, perché voglio dedicare un video a parte per poter avere tutto il tempo necessario per parlarvi della salute del mar Mediterraneo e di alcune delle nostre attività che negli ultimi anni la stanno mettendo a rischio. Questo video parlava della storia del nostro mare, che si conclude qui. Allora, io voglio ringraziarvi per la vostra attenzione. So che questo è stato un video un po' lungo, ma spero che vi sia piaciuto. Fatemelo sapere nei commenti e ci vediamo presto qui su Caffè Bio.